Benvenuti a tutti. Oggi vi mostrerò come mostrerò praticamente come registrare la traccia audio di una radio attraverso un PC per averla sempre salvata. Di cosa abbiamo bisogno? Prima di tutto di un netbook come questo o di un più datato registratore a nastro come questo qui, sapendo sempre che oggi se ne trovano in giro di digitali. Qual è la nostra esigenza? Per le persone come me che hanno c'è l'antenna, per le persone come me che hanno un ricevitore trasmettitore CB come questo, 27 MHz o di frequenze maggiori, quali 144 o uno scanner, molte volte c'è la necessità di dover registrare l'audio del baracchino o del ricevitore trasmettitore. Possiamo farlo, questo qui può essere utile anche se si vogliono registrare magari delle canzoni che sentono per radio. Si può fare in che modo? Prima di tutto abbiamo bisogno la parte effettiva che ci consente la registrazione è questo cavo. È un normalissimo cavo che si può trovare in tutti i negozi di elettronica o di musica, anche nei centri commerciali oppure negozi di Euronics, Saturn e così via. È un cavo audio maschio-maschio. A cosa serve? Sulla parte posteriore del vostro apparato radio qua c'è quasi sempre un'uscita audio. Ora voi non riuscite a leggere, però qui c'è scritto massimo 8 ohm. Bene, quello che noi andremo a fare è applicare uno di questi due cavi qui dietro. E l'altro nel mio caso c'è un scusate che lo alzo meglio nel mio caso c'è un solo foro della scheda audio che funge sia da uscita per le cuffie che da uscita per il microfono. Dipende da se riceve segnale audio o se il segnale audio deve uscire. Fatto ciò, procediamo a accendere il baracchino o il nostro dispositivo radio. Nel mio caso la lucina qui indica che l'auto squelch non è attivato. Se lo ripremo viene attivato, la lucina si spegne. Ora abbiamo bisogno di un software che nel nostro caso non può essere il software di Windows per la registrazione dei suoni. Nel nostro caso useremo Audacity. Troverete il link nella descrizione. Allora, per settare bene le nostre preferenze, andiamo su File. Modifica. Menu Modifica. Preferenze. E dove è scritto registrazione mettiamo Microsoft Sound Mapper Input. Clicchiamo OK e alzando il volume siamo pronti per la registrazione. Clicchiamo sul tasto rosso qui e abbiamo, come potete vedere, la barra qui rossa si muove per indicare che c'è segnale audio. Proviamo a cambiare canale. Come potete vedere, quando cambio canale,
la barra si muove, indicare che c'è quel beep, che quel suono che si sente quando il canale viene cambiato, viene rilevato dal programma. Ora scolleghiamo il jack, spegniamo il baracchino, il nostro ricevitore, e andiamo ad ascoltare la registrazione. Andiamo dall'inizio. Come potete sentire, sentite anche il bip di sottofondo. Bene, questo era il video che vi mostrava come con il semplice utilizzo di un cavo audio e di un piccolo netbook o di un qualsiasi PC con una scheda audio e un altrettanto piccolo programmino si possono registrare le nostre trasmissioni o ricezioni audio sulla banda cittadina CB o con qualsiasi altro tipo di ricevitore. Da Dylan Go Channel è tutto, al prossimo video.